Buonasera, bentrovati, appuntamento con l'informazione in diretta di Udinese TV in questa nostra ultima edizione di giornata. Monitoraggio settimanale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. Sulla base dei dati della cabina di regia, nessuna regione in zona rossa. In area arancione, Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta. Le nuove ordinanze del Ministro della Salute, Roberto Speranza, entreranno in vigore a partire da lunedì 10 maggio. L'età media scende a 41 anni. Il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Brusaferro, sul monitoraggio settimanale della cabina di regia sottolinea che i casi tra gli over 50 decrescono più rapidamente grazie alle vaccinazioni. Sentiamo il punto. Per quanto riguarda i dati della popolazione affetta, vedete che c'è una decrescita dell'età mediana della diagnosi, cioè le persone che contraggono l'infezione continuano a avere un'età mediana più bassa. La scorsa settimana l'età mediana era di 42 anni, questa settimana di 41 anni, e la stessa cosa vale per il ricovero. Passiamo dai 66 anni, l'età mediana sempre della settimana scorsa, ai 65 anni dell'attuale settimana. Per quanto riguarda, qui purtroppo le slide, la proiezione ha un problema, ma l'incidenza nell'ultimo periodo, vedete la zona ovviamente ombreggiata, è la zona ancora instabile, dove sono instabili, vedete che c'è una decrescita un po' in tutte le fasce di età, c'è una leggera ricrescita che però dobbiamo verificare bene i dati anche dell'ultima settimana, nella fascia di età un po' più giovane, quella dei 0-9 anni. Quando guardiamo le fasce di età più anziane, e in questa slide vedete abbiamo inserito anche le fasce di età sotto i 60 anni, vedete che in realtà gli over 80 hanno raggiunto, ovviamente ormai decrescono, continuano a decrescere rapidamente, e decrescono più rapidamente delle altre categorie 70-79 e 60-69, che continuano a decrescere, ma come vedete in questo caso gli ultra ottantenni sono un po' più leader sostanzialmente in questo tipo, e questo è un effetto delle vaccinazioni e del fatto che questa fascia di età è stata uno dei primi target che si sta raggiungendo nella copertura vaccinale. Dal punto di vista delle età più giovani, come vedete, in realtà non tutte le fasce d'età giovani crescono, ci sono alcune fasce d'età abbastanza stabili, c'è quella, diciamo, che mostra una leggera ricrescita, sono i ragazzini più giovani, sostanzialmente tra i 3 e i 5 anni. Per quanto riguarda l'RT, come vedete, è un RT che oggi si stima intorno allo 0,89, in leggera ricrescita rispetto alla settimana precedente, ha però un intervallo di confidenza compreso da 0,85 e 0,91, il che ci dice una cosa importante: anche nell'intervallo di confidenza più elevato è ben al di sotto del valore di 1, il che vuol dire che in questa fase l'epidemia non sta ripartendo, ma essendo sotto 1 tende a decrescere, e questo è un elemento importante. Ma quali sono i dati allora a livello nazionale? Secondo quanto diramato dal Ministero della Salute, sono 10.554 i positivi al test del Covid in Italia nelle ultime 24 ore, 207 sono invece le vittime in un giorno. Il tasso di positività è del 3,2% e i pazienti ricoverati in terapia intensiva 2.253. In calo dunque di 55 unità rispetto al giorno precedente, nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Mentre gli ingressi giornalieri sono stati 109, nei reparti ordinari sono invece ricoverate 16.331 persone, in calo di 536 unità. Diamo ora un'occhiata al report giornaliero per quanto riguarda le vaccinazioni. Il report aggiornato ad oggi, il totale delle somministrazioni in Italia sale a quota 22.807.444, per un totale di persone vaccinate pari a 6.945.793, quindi persone a cui è stata somministrata sia la prima che la seconda dose. In Friuli Venezia Giulia, nello specifico, sono 470.092 persone che hanno avuto la somministrazione di una dose di vaccino, per un totale di 571.635 dosi consegnate, portando così il rapporto all'82,2%.
Parliamo ora del caso Durigon. Il Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati ha presentato una mozione per la revoca della nomina nei confronti del sottosegretario leghista al Ministero dell'Economia e delle Finanze, appunto Claudio Durigon, che mantiene, afferma il Movimento 5 Stelle, comportamenti e utilizza parole inappropriate circa l'indagine della magistratura che riguarda il partito a cui appartiene. I firmatari chiedono al Governo di avviare immediatamente le procedure di revoca su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri della nomina a sottosegretario di Stato di Durigon. Riferendosi all'indagine sui presunti fondi occulti della Lega, ricorda il Movimento 5 Stelle, e sui 49 milioni di rimborsi elettorali frutto di truffa, parlando con un conoscente, Durigon afferma: quello che indaga della Guardia di Finanza, il generale, lo abbiamo messo noi. Le esternazioni del sottosegretario riguardo a un millantato controllo delle indagini e dei processi portati avanti dalla Guardia di Finanza rispetto al suo partito gettano una oscura e pesante ombra sull'imparzialità e sull'incorruttibilità di tale corpo dello Stato. Ed ora veniamo al caso Cucchi e quindi alla cronaca giudiziaria. Condannati a 13 anni per omicidio preterintenzionale, i due carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro, accusati di aver picchiato Stefano Cucchi. Lo hanno deciso i giudici della Corte d'Assise d'Appello di Roma. Le prime parole dunque dell'avvocato Fabio Anselmo e della sorella Ilaria. Il nostro pensiero va adesso al procuratore Pignatone, al procuratore Prestipino e al dottor Mussarò. Noi abbiamo girato a vuoto per tanti anni, con tante umiliazioni. E la giustizia funziona quando ci sono magistrati seri e capaci. Allora in questo caso non sono necessarie tante riforme. L'importante è avere magistrati seri, onesti e capaci. Senza di loro, e devo dire anche senza di noi, non saremmo arrivati qua. In questo momento il mio pensiero ovviamente va ai miei genitori che non possono essere qui con noi per il caro prezzo che hanno pagato in tutti questi anni. Il mio pensiero va a mamma e papà. E a Stefano. E a Stefano. L'Italia diventa sempre più gialla. Fedriga, superare l'indice R-T è poco affidabile. Allo studio una seconda dose da somministrare in vacanza. Anche in Friuli Venezia Giulia da lunedì le prenotazioni per gli over 50. Mentre il Friuli Venezia Giulia si conferma in giallo grazie ai dati ancora in miglioramento, sul fronte dei contagi anche il resto d'Italia, pur con un RT che passa da 0,85 a 0,89, vede ridursi le aree critiche, come emerso oggi dai dati settimanali dell'ISS. Nessuna regione sarà più rossa. I cambi di fascia partiranno da lunedì prossimo. Le decisioni definitive arriveranno in giornata con le ordinanze del Ministro della Salute Speranza. A chiedere comunque una nuova revisione sulle fasce e i parametri il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, il quale ha segnalato che sta lavorando a un tavolo tecnico ad hoc assieme all'Istituto Superiore di Sanità e ai rappresentanti delle regioni. Sul fronte vaccinazioni, invece, il Presidente ha richiamato al massimo impegno di tutti affinché aumentino le adesioni e si sta verificando la possibilità che a una persona vaccinata con la prima dose possa essere somministrata la seconda in vacanza. Da lunedì 10 maggio, nel frattempo, si apriranno anche in Friuli Venezia Giulia le agende per le prenotazioni dei cittadini compresi nella fascia d'età 50-59 anni. Potranno essere effettuate attraverso il call center regionale allo 0434 223522, agli sportelli CUP, alle farmacie abilitate e con la web app. Il vicegovernatore Riccardi informa inoltre che a seguito del parere del Comitato Tecnico Scientifico, l'intervallo tra la prima e la seconda dose dei vaccini mRNA sarà esteso a 42 giorni rispetto agli attuali 21 per Pfizer, BioNTech e a 28 per Moderna. E ad oggi sono state vaccinate più di 300.000 persone. Se a queste si aggiungono gli oltre 100.000 cittadini che hanno contratto il virus e sapendo che il Friuli Venezia Giulia ha circa 1 milione di abitanti con più di 18 anni, possiamo dire che al momento sia stata immunizzata circa il 50% della popolazione maggiorenne. Appunto è quanto ha dichiarato il vicegovernatore con delega alla salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, al termine del sopralluogo a Pordenone di due dei quattro hub vaccinali che Confindustria Alto Adriatico ha allestito nel Friuli Occidentale nell'ambito della campagna Ancora più sicuri in fabbrica.
Campagna vaccinale che tra qualche settimana consentirà di vaccinare negli hub predisposti nel Pordenonese e nella Venezia Giulia i dipendenti delle aziende associate e non. Gli hub vaccinali, è stato spiegato, saranno 7 con una capacità singola giornaliera di circa 100 iniezioni e un totale che sfiorerà pertanto a regime le 3.000 inoculazioni al giorno. Per il momento le adesioni tuttora aperte sono a quota 40.000. E allora concentriamoci sui dati del Friuli Venezia Giulia, dati che sono nettamente in calo. Quest'oggi su 7.478 tamponi tra molecolari e antigenici sono state rilevate 86 positività. I decessi registrati sono 3, ai quali se ne aggiungono 3 pregressi, mentre i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 28 e si riducono anche quelli in altri reparti che risultano essere 175. Per la prima volta nella città di Udine anche Via Manin fa parte di Udine sotto le stelle. Siamo andati ad ascoltare gli esercenti che si sono aggregati in un comitato di borgo. Davide Zanirato. Vincenzo Bottone, titolare della pizzeria ristorante Manin, stasera per voi qui scatta la prima serata di Udine sotto le stelle. Esatto, speriamo bene che sia di buon auspicio, che possiamo tornare tutti alla normalità, noi commercianti. Come hai detto tu, io sono titolare, sono contitolare perché il titolare è mio fratello. E dopo 2 anni, diciamo quasi, che veniamo da un momento un po' di crisi e così, che non si può, diciamo, fare affidamento su nulla, dove siamo stati abbandonati comunque da tutte le autorità, scusate se mi permetto, sia a livello regionale e sia a livello nazionale, ma dobbiamo, ci siamo dovuti arrangiare da soli per i fatti nostri e va bene così. Speriamo che il tempo ci aiuti, che la gente ha piacere di uscire e che ci lascino lavorare con un po' di tranquillità e di normalità come è stato fino a 1 anno e mezzo fa. C'è poi il tema del coprifuoco che rimane sul tavolo, la speranza insomma che al più presto venga prolungato. Che anche questo secondo me, con tutto il rispetto, è fatto un po' così, campato per aria, perché alla fine poi uno, magari una persona può stare qua al ristorante fino alle 10:10, però magari una persona abita 5 minuti da qua, una persona abita a Tolmezzo, quindi anche lì non si capisce. Quello che è a Tolmezzo può fare le 11, quello magari di Udine deve essere a casa alle 10:05, quindi anche qua le cose sono fatte un po' così, per quanto mi riguarda. Mattia Viviani, titolare della Botte, la vineria che ha aperto da diversi mesi qui in Via Manin. Stasera per voi la prima serata di Udine sotto le stelle con la strada chiusa. Sì, la prima serata, siamo contenti, il tempo ci ha graziati, visto che alle 5 ha smesso di piovere, vediamo come va. Un'iniziativa che premia un po' la città, che dà un po' di vita alla città di nuovo. Questo è il primo anno che si svolge in Via Manin e siamo veramente contenti, devo dire la verità, è un'iniziativa che spero che porti di nuovo a vivere la città intensamente, come siamo abituati noi friulani. Ci si è dovuti adeguare con i tavoli all'aperto per le restrizioni ancora in atto? Ci siamo dovuti adeguare con i tavoli all'aperto, abbiamo fatto anche questo. Tanti, insieme a me, tanti colleghi hanno fatto anche questo, piano piano spero che vada via, che potremo tornare alla normalità. Per adesso siamo così e siamo contenti così. Abbiamo riaperto l'altra settimana e abbiamo riaperto bene, non posso lamentarmi. Si fa fatica a mandare via i clienti alle 22? Beh, una città come Udine si fa veramente fatica, un po', però tanti la prendono bene e capiscono il momento, dunque non c'è nessun screzio, nessuna lamentela, si capisce il momento e si va a casa alle 10. Alessandro Cossa, Enoteca al Pignolo, stasera finalmente anche Via Manin fa parte del grande gruppo di Udine sotto le stelle. Sì, finalmente ce l'abbiamo fatta, da ringraziare sicuramente tutti gli esercenti della via, perché ci siamo uniti, abbiamo costituito Borgo Manin recentemente, questo ci ha dato forza, c'è una bella collaborazione tra di noi, cosa simpatica, spesso al Pignolo, tipo la sera per cena c'è il Manin che fa le pizze, c'è Federico del terzo tempo che ci porta i cocktail o gli amari nel fine serata, quindi si contenta anche noi di partecipare. Il tempo ad oggi e ad ora ci sta graziando, quindi bene così insomma. Dalla pandemia insomma si trovano anche le energie per superare i campanilismi e naturalmente le invidie personali. Ma ci mancherebbe, io dico sempre che sono sempre contento che lavorino tutti, anzi ci mancherebbe che la via possa essere gelosa di qualcuno. Più tutti lavorano, più cresce la comunità, più cresce il borgo, più ricresce la via. Diciamo sempre che Via Manin è una delle vie storiche principali che porta al centro udinese e quindi bene che ci siamo uniti su questo fronte, che siamo ripartiti tutti alla grande.
In attesa di nuove liberalizzazioni per quanto riguarda proprio la gestione delle attività economiche. Ma questo sicuramente, noi come potete vedere i tavoli sono tutti pieni, quindi sì, si sta lavorando, siamo contenti, però diciamo che 20 posti fuori non sono sufficienti per noi, quindi abbiamo un interno da 40, speriamo che a breve insomma i contagi scendano e che si possa tornare alla normalità il quanto prima possibile. Nella seconda fase dell'operazione Paga Pantalone, la Guardia di Finanza di Trieste ha individuato altri 76 finti poveri che hanno omesso di pagare il ticket per prestazioni mediche. Complessivamente le indagini hanno permesso di accertare mancati introiti pari a 74.000 euro nelle casse della sanità regionale. Francesca Santoro. Sono 76 finti poveri scoperti nella seconda fase dell'operazione Paga Pantalone dalla Guardia di Finanza di Trieste, protagonisti di 820 episodi di indebito omesso pagamento di ticket per cure mediche. Ammontano a oltre 39.000 euro i mancati introiti per le casse della sanità della regione. Dopo i 73 casi di irregolarità individuati dalle Fiamme Gialle triestine lo scorso dicembre, con circa 750 operazioni venute alla luce, le indagini si sono concentrate su migliaia di posizioni relative a soggetti residenti in provincia, preventivamente selezionate, sulla base di autocertificazioni non veritiere relative al reddito dell'intero nucleo familiare. I presunti poveri hanno beneficiato dell'esenzione del pagamento del ticket per prestazioni farmaceutiche medico-specialistiche, sottraendosi del tutto alla prevista partecipazione alla spesa del servizio sanitario regionale. I soggetti in questione, italiani e stranieri, hanno dichiarato una situazione economica prossima all'indigenza, a fronte di condizioni economiche normali e in alcuni casi addirittura floride. A tutti i 76 contribuenti individuati è stata erogata una sanzione amministrativa per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, oscillante tra un minimo di 5.164 euro e un massimo di 25.822. Complessivamente, l'operazione Paga Pantalone della Guardia di Finanza di Trieste ha consentito di accertare 149 posizioni irregolari per un mancato introito pari a circa 74.000 euro. Ancora cronaca con tutte le altre notizie di giornata, come sempre raccolte nelle nostre flash news, e quest'oggi a cura di David Zanirato. Nuovo caso di truffa ai danni di anziani con la tecnica del finto incidente. La donna, residente in città, è stata circuita con la scusa di un sinistro che avrebbe visto protagonista il figlio. Raccolto il denaro che aveva in casa, circa 5.000 euro e alcuni gioielli, tra cui orologi di valore e diverse collane, li ha poi consegnati ad una donna complice che si è presentata come impiegata di uno studio notarile e, arraffato il bottino, si è rapidamente allontanata. Indaga la polizia di Udine. I carabinieri del capoluogo friulano, a seguito della denuncia presentata da un 28enne udinese, hanno denunciato per truffa un 40enne e un 19enne, entrambi residenti a Milano e con precedenti per lo stesso tipo di reato, perché i due in concorso, dopo aver messo in vendita online una console per videogiochi ed essere stati contattati dalla vittima, l'avevano indotto, con una serie di scuse ed argomentazioni inventate, a recarsi in una tabaccheria del capoluogo e ad effettuare una ricarica da 600 euro sulla PostePay intestata ad uno dei malviventi. Il 28enne però non ha ricevuto mai la merce. È di 50 persone denunciate, 553 reperti sequestrati per un valore complessivo di quasi 700.000 euro, principalmente afferenti alle opere d'arte false tolte dal mercato. Il bilancio dell'attività operativa 2020 dei carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Udine, operante nella nostra regione in Trentino Alto Adige. L'attività ha registrato anche un generale incremento con l'esecuzione di 14 sopralluoghi per l'accertamento dello stato di sicurezza di musei, biblioteche ed archivi, 56 controlli ed aree archeologiche marine e terrestri, siti UNESCO in primis, 304 verifiche in aree con vincoli paesaggistici e monumentali. Una decina di minuti prima delle 5 di oggi, vigili del fuoco sono intervenuti in un'azienda di lavorazione rifiuti nella zona industriale di Pradamano, dove hanno trovato dei container contenenti sfridi della lavorazione di rifiuti solidi urbani che stavano bruciando. Hanno così provveduto ad estinguere le fiamme utilizzando la schiumante incendio. Il rogo, le cui case sono in corso di accertamento, non ha coinvolto persone. Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio a Trieste, stamattina nel comprensorio Ater di via Valmaura, intervento congiunto di polizia, carabinieri, guardie di finanza e polizia locale. Nell'ambito della specifica attività di contrasto al degrado urbano sono stati sottoposti a confisca 3 auto, uno scooter e una bicicletta elettrica modificata. Un fatto che ha fatto discutere, fa
tuttora a discutere l'FVG Pride. La giunta comunale di Gorizia, presieduta dal sindaco Rodolfo Ziberna, ha respinto all'unanimità la richiesta di patrocinio per l'evento che si svolgerà fra maggio e settembre a Gorizia e Nuova Gorizia. Nessun pregiudizio chiarisce il primo cittadino, ognuno deve sentirsi libero di amare chi vuole. Altra cosa è l'ostentare provocatoriamente determinate scelte sessuali. Non è un evento che abbatte i muri, ma paradossalmente li alza, perché cerca di separare gli omosessuali dagli altri. Anziché, ha detto appunto il primo cittadino, considerare la loro condizione assolutamente normale. E ora veniamo allo sport con i colori bianconeri, un'Udinese arrabbiata e con tanta voglia di riscatto dopo il finale beffardo contro la Juventus. Lo ha detto ai nostri microfoni un Gotti che vuole guidare l'Udinese ad un finale di stagione in costante ascesa per dimenticare qualche sconfitta di troppo nel recente passato. Non recupera per domani Llorente, che ci sarà col Napoli, possibili rotazioni visti gli impegni ravvicinati. Mister, quanta voglia avete di riscatto, visto come è andata con la Juve dopo una grande prestazione dell'Udinese e anche gli strascichi che ci sono stati? Nei primi giorni della settimana era palpabile la delusione di tutti, mia in primis, e poi gradualmente insomma cominci a mettere nel mirino la partita successiva, quella di domani, e cominci a prepararti cercando di togliere quello che è stato e concentrarti per fare meglio possibile. Rettilineo finale del campionato, 4 partite, cosa chiede alla squadra in questo finale per ritenersi soddisfatto, e se ha un desiderio per sé, per i calciatori, per il club, per il tifo? 7 partite fa avevamo 33 punti e in mezzo sono venute troppe sconfitte, alcune forse meritate, alcune meno, alcune una sequenza di episodi, rigori, cose che insomma ci ha portato a perdere un sacco di punti, un sacco di partite, e noi sappiamo che queste 4 partite che rimangono da qui alla fine sono tutte partite complicate e che non è facile, però vorremmo cercare di raccogliere il più possibile. E alla vigilia di Udinese-Bologna ha parlato anche Siniša Mihajlović, che alla guida dei rossoblù non ha mai vinto alla Dacia Arena. Ascoltiamolo. Da quando sono qua in Italia, non in Italia, a Bologna, non ho mai vinto contro Bologna, contro Udinese. Perciò questa è una cosa che mi rode un po', perciò cercheremo di sfatare questo tabù domani. Anche se mi rendo conto che comunque Udinese è un'ottima squadra, che ha tutto, che ha fisicità, che ha tecnica, ha velocità. Cioè, mi meraviglio come mai ogni volta Udinese lotta per non retrocedere tutti gli anni con tutti i giocatori che ha, perché è sicuramente forte, e so che anche il lavoro societario là e programmazione tutto è a massimi livelli. Diversi anni fa ci ho parlato anche con loro per andare là e mi piaceva come idea, perché so che ci sono tante nazionalità, ma ormai in tutte le squadre ci sono tante nazionalità, però loro sono proprio, diciamo, concentrati proprio sul calcio, come società, come tutto, perciò sicuramente un bel ambiente. Finisce 0-0 il derby tra Venezia e Pordenone, valido per la penultima giornata di Serie B. Sarà decisiva allora per i neroverdi l'ultima sfida in programma lunedì contro il Cosenza per raggiungere la salvezza diretta. Un punto importante, ma che non basta ancora per la salvezza matematica. Il Pordenone pareggia reti bianche nel derby con il Venezia e si porta più 7 sul Cosenza, a sua volta sconfitto in casa per 3-0 dal Monza. Un margine che a 90 minuti dal termine del campionato sarebbe più che rassicurante per evitare ai neroverdi la disputa dei play-out. Se non fosse che lunedì, l'ultima giornata, vedrà di fronte proprio Ramarri e Calabresi in uno scontro diretto che dunque varrà un'intera stagione. La partita del Penso è stata avara di emozioni. Da una parte la pressione di dover muovere la classifica da parte dell'11 di Domizzi, che proprio in Laguna aveva chiuso nel 2019 la sua carriera da calciatore. Dall'altra un Venezia meno brillante del solito dopo 5 gare in cui era sempre andata a segno. Tutti concentrati nell'ultimo quarto d'ora ai pochi lampi del match e tutti di marca arancio-verde. Al 74esimo Perisan è reattivo nel deviare il sinistro scagliato da Cernigoi dalla distanza, ma 3 minuti più tardi il portiere di San Vito rischia la papera rinviando contro Boccalon, altro ex della giornata. Il Venezia va anche
Bocca segna all'82esimo con Aramu, ma l'arbitro annulla per posizione irregolare dello stesso Boccalon. Per il Pordenone restano nel finale gli ultimi sterili tentativi di trovare il gol salvezza. Niente da fare, tutto rinviato lunedì con la partitissima con il Cosenza che si giocherà alle 14 al Teghil di Lignano. Le due parole chiave? Calma e freddezza. I neroverdi del resto sanno di avere 2 risultati su 3 a disposizione per raggiungere l'obiettivo. Proiettiamoci ora sulla giornata di domani con i titoli delle prime pagine dei giornali che troveremo in edicola a partire dal Gazzettino. Gazzettino che intitola Vaccini, la corsa dei cinquantenni, assalto al portale della Regione Veneto in un paio d'ore, oltre 100.000 prenotazioni. Annuncio alle 13, si parte in anticipo fino al 9 giugno, 800.000 dosi, ci sono per tutti. Il giornale invece scrive, da Vigo nei guai, il caos giustizia spacca il governo, Movimento 5 Stelle vuole sfiduciare Durigon, morra dai PM, divide i grillini, dossier Amara, lite Milano-Roma tra procure. E ancora il titolo della Verità che scrive, da presunto flop a eccellenza da rallentare, Lombardia sotto attacco perché vaccina troppo. Dopo i picchi di oltre 115.000 dosi al giorno alla regione viene imposto un freno per non finire le scorte, ma soprattutto per non creare squilibri con gli altri enti. Ira Moratti, incredibile, PD si rassegni, siamo in Italia. Libero invece intitola Lega e Radicali raccoglieranno le firme, così il referendum sulla giustizia. L'idea è farci votare su separazione delle carriere, responsabilità civile dei magistrati, CSM, toghe fuori ruolo, custodia cautelare, Trojan, legge Severino, valutazione della professionalità dei giudici. L'ANM già trema, non si può chiedere ai cittadini di fare certe riforme. E anche per questa sera è tutto, anche per questa sera grazie a voi per averci seguito. La buonanotte ce la dà come sempre Guido Gomirato, il suo Accade Oggi. Il 7 maggio 1995 nasce a Parigi Secco Fofana, che è il centrocampista dell'Udinese. È arrivato in Friuli nell'estate del 2016, ceduto dal Manchester City, da allora ha disputato 101 gare in campionato, impreziosite da 11 gol, più 7 gare disputate in Coppa Italia. Fofana, che è di origine ivoriana, ha iniziato a giocare nel Lorient 2, poi è passato sempre a livello giovanile nel Manchester City, che lo ha lasciato per un'altra stagione nella formazione francese. Quindi è approdato in Inghilterra, al Manchester, però non ha mai avuto spazio, tant'è che nel 2013-2014 la società inglese lo ha parcheggiato al Fulham, ma anche in questa squadra Fofana ha stentato, per cui il Manchester poi lo ha prestato al Bastia. E in questa compagine Fofana finalmente ha evidenziato le sue indubbie qualità. Lo ricordiamo nell'estate del 2015, l'ultimo giorno di luglio, un amichevole tra il Bastia e l'Udinese a Lignano Sabbiadoro, e Fofana è stato il migliore in campo. È arrivato a Udine al termine di quella stagione e da allora, come ho detto, ha disputato 101 incontri. La sua prima stagione è stata decisamente bella, quanto molto sfortunata. Ha segnato 5 gol in 22 partite, ma la sfortuna si chiama la frattura al perone subita il 7 marzo 2017 nella sfida casalinga Udinese contro Juventus.